Il suo primo CD, Attraverso i secoli, omaggio a Segovia, è stato accolto con autentica ammirazione dalla critica. Al centro del suo secondo lavoro ci saranno invece 6 brani scritti appositamente per lui da altrettanti compositori italiani. Eugenio Della Chiara, chitarrista pesarese, giovane e virtuoso, a soli 23 anni, è un vitale interprete rossiniano del giorno d'oggi. Io sono un dedicatario di questi 6 pezzi, di Davide Anzaghi, Marco Reghezza, Alessandro Spazzoli, Paolo Goletti, Roberto Tagliamacco e Pippo Molino, che in qualche modo rivivono alcune piccole frasi, alcuni spunti dell'opera rossiniana, per riproporli per chitarra sola. E appunto Rossini aujourd'hui all'Auditorium Pedrotti è stato l'appuntamento nell'ambito di Rossini Mania con il quale Della Chiara ha espresso le sue passioni musicali, compresa la grande sonata per chitarra sola di Paganini. La chitarra è uno strumento che ben si adatta a questo compito di rievocare, diciamo, la musica di Rossini. Un po' perché nell'Ottocento era un compito che già gli era stato affidato, è uno degli strumenti per cui sono scritti più potpourri o arie variate basate su temi di Rossini. E poi perché, come amava dire André Segovia, la chitarra è un protagonista fuori dalla scena. Diplomatosi con lode sotto la guida di Giuseppe Ficara presso il conservatorio della sua città, Della Chiara ha già vinto 2 borse di studio assegnate dalla Fondazione Rossini. La sua recente tesi in lettere presso l'Università Cattolica di Milano è stata premiata con la lode, argomento la Cenerentola di Rossini. Un musicista, Della Chiara, avviato al successo mondiale, per ora ha già esordito in Giappone.